Ciao a tutti, lo so che l'orario è un po' scomodo, però io volevo proprio farvi vedere questa ricetta fantastica. Allora, oggi facciamo gli spaghetti, ok? Non so se conoscete questo tipo di pasta, ma è molto fantastica e anche veloce. Allora, iniziamo subito a mettere giù gli ingredienti e abbiamo bisogno di 375 grammi di latte. Poi dopo gli ingredienti ve li metto sotto nei commenti, così no, che non vi sbagliate. Quindi 375 grammi di latte, è un impasto molto veloce da fare. Poi abbiamo bisogno di 3 uova. Io nel frattempo sto riscaldando un sugo di macinato. Poi abbiamo bisogno di farina. La dose che vi do è una dose e mezza, dopo vi spiego bene le quantità. In realtà faccio mezza dose in più perché altrimenti non ci basta. Quindi farò 375 più la metà. Allora, andiamo perfetto. Ok, più la metà, quindi vado ad aggiungere ancora 187. Poi mettiamo un pizzichino di sale. Poi andiamo a mescolare il tutto a velocità 5. Nel frattempo ho messo a bollire l'acqua salata, vi faccio vedere che siamo qua a bollire l'acqua. Sto a velocità 5 per circa, vi faccio innanzitutto, non c'è una regola, lo sapete per gli impasti, vediamo solo quando incomincia a essere bello liscio. Stiamo facendo gli spatzel per chi si è appena collegato. Allora, nel frattempo vi mettete a bollire abbondante acqua salata. Qui ho messo del pesto e invece di qua sono andata a riscaldare un sugo di carne che avevo. Quindi farò questa qualità di pasta in due modi. Adesso mi vado a trasferire l'impasto nella ciotola, così da poter poi passare gli spatzel nell'apposita macchinetta o strumento, insomma quello che avete, o se per il momento non ce l'avete, però è un'idea da fare sicuramente appena possibile comprare il tiraspatzel. Ok, vedete l'impasto com'è bello? Adesso lo vado a trasferire qua per una comodità mia. Poi vado direttamente, non so se vi sto coprendo l'immagine, ma non riesco in questo momento a vedere, quindi scusatemi se vi sono davanti e non me ne sto accorgendo. Quindi adesso, tirato via tutto l'impasto, vado a passarli direttamente sul gas con questo apposito strumento. Ok, quindi adesso vado di qua, metto lo strumento sopra la pentola con acqua abbondante calda. Aspettate che mi sposto così da non farvi cadere, scusatemi, sto un po' in difficoltà oggi, eh? Ok, è ora di pranzo, qui hanno tutti fame, ma io vi volevo far vedere questa ricetta fantastica che sono gli spatzle. Adesso vado a mettere qua sopra la giusta quantità che poi vado a tirare sotto, ok? Guardate quanto è semplice fare questa ricetta. Avete visto, l'impasto l'ho passato per pochissimi secondi. Adesso vado a passarli sull'acqua velocemente. Guardate. Guardate sotto. Sono fantastici e da poter accompagnare veramente a qualsiasi tipo di sugo. Se avete visto, io ho fatto un sugo, diciamo così, di carne e del pesto. Quindi adesso, oppela, li vado velocemente a passare. Allora, questo è uno strumento che trovate in commercio anche su Amazon, se lo volete ordinare, adesso ve lo consegnano a casa.
Non voglio fare nessuna pubblicità a nessun marchio, ma vi consiglio di comprarlo, anche se solo insomma, avete intenzione di farli, compratelo commercialmente decente, così che il risultato poi è perfetto degli spazzel che andrete poi a cucinare. Allora, guardate, sono qui. Adesso ho un pochino, li vado a mettere qua con il pesto, perché a loro piace chi in un modo e chi in un altro. Quindi accontentiamo tutti, vedete? Potete anche fare burro e salvia. Ok. Non so se vi ricordano i fonzi. A me sì. Voilà. L'impasto l'abbiamo fatto, ve lo voglio dire, con 35 secondi. Quindi... dopo vi metto nei commenti gli ingredienti, ok? Così non impazzite nel riguardarvi il video. Questi li vado a scolare perché ci vado a mettere il sugo. Ne ho un altri pochini. Considerate che noi siamo 4, quindi ho fatto una dose e mezzo. Gli ingredienti sono semplici, che sicuramente in questo periodo a casa abbiamo tutti, visto la restrizione. Quindi c'è latte, uova, farina e sale. Adesso vado a passare velocemente gli ultimi spazzatel. Rimetto qui sull'attrezzino, prendo l'impasto e vado velocemente, ma non perché succede niente, perché tanto vedete come cascano sotto, quindi non c'è pericolo che possa appiccicarsi. Oh, pronti. Ok, quindi volamente, lo so che l'ora non era proprio una delle migliori, però volevo farvi vedere assolutamente questa pasta fatta in casa, che si chiamano spazzatel. Quindi adesso andiamo a scolarli e nel frattempo vado a mettere il sugo di carne qua. Guardate, vado ad insaporire quest'altro. Ok, siamo pronti. Allora, cosa dirvi? Buon appetito! Se questa ricetta vi è piaciuta, spero che mi fate vedere qualche vostra foto che avete rifatto questa fantastica e veloce ricetta. Se ancora non vi siete iscritti, fatelo al nostro canale YouTube Bimbi Come Fare e mettete un like. Ciao, buon appetito a tutti!